29 aprile, festa patronale dell'Italia, nonché mio compleanno, nonché, vi chiedo una preghiera per questo, nonché anniversario del ritrovamento dopo 130 anni di nascondimento del Trattato della Vera Devozione a Maria di San Luigi Maria Grignion de Montfort, nonché inizio della novena alla Madonna di Pompei di maggio, che si festeggia l'8 maggio, festa di Santa Caterina, patrona d'Italia, insieme a San Francesco d'Assisi. Caterina da Siena è una delle personalità più importanti sul piano della geografia femminile in tutta la storia della Chiesa. È stata insieme a Santa Teresa d'Avila la prima donna ad essere proclamata dottore della Chiesa nel 1970, sotto San Paolo VI, il Papa Paolo VI. E lei nasce a Siena nel 1347. Nasce a Siena e all'età di 7 anni, nella località di Fontebranda, ella fa voto di verginità e vede il Signore per la prima volta. Lo vede, ecco, vedete la forza dei simboli e l'azione pedagogica del Salvatore, lo vede vestito da papa con la tiara e con il gran manto, come direbbe Dante Alighieri. Entra nel terzo ordine domenicano, vive una spiritualità intensissima perché nei primi tempi i genitori gli proibivano di uscire di casa e naturalmente lei si rinchiudeva nella celletta della sua casa dove dormiva e poi ancora nella celletta del suo cuore, diceva lei. E viveva una vita eremitica a casa sua. Ecco, sembra una contraddizione in termini. Con 17 tra fratelli e sorelle, 17 gravidanze, immaginate quella casa come doveva essere chiassosa. Ma lei viveva quando non si poteva chiudere nella sua mini stanzetta, nella sua cameretta, viveva nella cameretta della sua anima. A un certo punto però il Signore le dice, anzi le comanda di uscire. E lei come terziaria domenicana si unisce innanzitutto alle sue consorelle, ma anche dei domenicani e anche dei sacerdoti e molti laici le fanno da corona. E vedendo la forza profetica della sua parola e vedendo i segni che accompagnavano il suo passaggio, neanche la sua predicazione, perché allora era molto difficile per le donne parlare, poi lei parlerà, poi lei predicherà con la voce e con le lettere, ma in un primo tempo questo non lo poteva fare. Però la fama e il sentore della sua preghiera, della sua santità, dei suoi miracoli, era così forte che si creò quasi un sodalizio attorno a lei. A 20 anni apparve Gesù con la Madonna e Gesù le mise un anello al dito e le disse: Io, tuo Signore e tuo Creatore e tuo Salvatore, oggi ti sposo. Un'altra volta il Signore in un'altra celebre apparizione le chiese: dammi tutto di te. E lei disse: ma cosa devo darti, Signore? Tutto ciò che ho è tuo. E dammi il tuo cuore. Ma il mio cuore è povero, replicò lei. Allora il Signore fece un trapianto di cuore, un'operazione chirurgica, cardiochirurgica, ante litteram, mistica. Tolse il cuore dal petto di Caterina, poi si tolse il suo e mise il suo cuore nel petto di Caterina e il cuore
cuore di Caterina lo prese nel suo petto e poi disse a Caterina: Caterina, adesso dammi il mio cuore. E aveva anche una forza profetica straordinaria, rimproverava nel senso buono del termine, e i suoi rimproveri erano autorevoli perché venivano dallo Spirito ed erano parole le sue a cui non si poteva controbattere, perché la forza non sta nella forza ma nella verità. E quindi riusciva a riconciliare le famiglie, non solo, ma le città, addirittura la Chiesa, che viveva un periodo difficilissimo, la cosiddetta cattività avignonese. E ella si recò in Francia ad Avignone e convinse il Papa Gregorio XI a tornare a Roma dopo oltre 60 anni in cui il Papa mancava da Roma. E poi Urbano VI, quando fu eletto nuovo Papa, l'unico Papa che è stato anche vescovo qui in Basilicata, e che in un certo senso è un Papa Lucano, ebbene, quando fu eletto il Papa Urbano VI, la chiamò presso di sé a Roma perché lei fosse sua consigliere e potesse evitare un ulteriore scisma, che però si verificò. E a Roma, ad appena 33 anni, l'età del suo signore, la Vergine Senese, ricca di carismi, dei doni dello Spirito Santo, dei gioielli del suo sposo, carismi di ogni genere, di guarigione, di liberazione, di miracoli, le nozze mistiche, la bilocazione, il coraggio e la forza della profezia, e morì il 29 aprile del 1380. Poiché rappresenta il fior fiore delle virtù e delle prerogative della gente che abita l'Italia, l'Italia, il bel paese dove il sì suona, come aveva detto Dante qualche decennio prima, e poiché si adoperò per la pacificazione di tante città italiane e tanti popoli italiani la ascoltarono e la cercarono per la sua forza divina che la guidava e la governava e attraverso di lei operava, e allora è insieme a San Francesco patrona dell'Italia. La vogliamo invocare oggi per la nostra patria, perché i nostri giovani non perdano la fede, perché le leggi dello Stato non siano in contrasto con la legge naturale, e perché questa nazione ricca di fede, il cuore della cattolicità, della cristianità, conservi sempre questo patrimonio. E Roma non diventi come Istanbul, che è il centro dell'ortodossia, ci sono appena 5.000 ortodossi, che almeno l'Italia rimanga cristiana. Santa Caterina, prega per noi, prega per il Papa.